Riccardo Sini, fresco vincitore del campionato europeo senior palla 9, davvero una grande soddisfazione per la nazionale italiana, per Genova e naturalmente anche per te. Raccontaci qualcosa di questa tua esperienza olandese. Ma è stata un'esperienza bellissima, molto molto dura perché l'Europeo è un torneo veramente particolare, dura 10 giorni, sono 4 prove più il team, praticamente partivamo alle 8:30 della mattina, finivamo alle 11 di sera, veramente devastante. Poi tra l'altro ne arrivavo anche da 10 giorni prima che sono andato a portare come coach i ragazzini, quindi sono stato 10 giorni su 12, sono stato 5 giorni a casa e poi sono partito come giocatore. Esperienza bellissima, era un sogno nel cassetto, è andata bene, è stato fortunato, è andata bene. Nei giorni precedenti avevi giocato già bene, però era arrivata, diciamo, la beffa finale, invece poi proprio l'ultimo giorno c'è stato il grande Sì, trionfo. diciamo che sì, il primo gioco, il pool continuo più difficile, avevo fatto bene, solo che bene non basta perché avevo sfiorato la medaglia, come l'anno scorso, del resto. E poi l'ultimo giorno, il palla 9, che è il più importante, quello che ti dà l'accesso per i mondiali in Qatar. Stavo giocando bene, sono sincero, stavo giocando bene, è andata bene. Sì, ho giocato un ottimo livello, è andata bene così. Cosa hai provato quando eri lì a un passo dalla vittoria e ti mancava solo l'ultimo colpo? Allora, diciamo che prima dell'ultimo colpo mi ha proprio tremato il braccio. Ho pensato al campione europeo, mi ha tremato il braccio. Poi per fortuna, poi l'ultima palla comunque l'ho fatta, è andata bene, è stata un'emozione grandissima. Emozione ancora più grande è stata quando mi hanno premiato, quando c'era l'inno, è stata una cosa pazzesca, infatti penso che dal video si veda che stavo piangendo. Volevo ringraziare gli sponsor che mi hanno permesso di poter partecipare a questo grandissimo evento, Rocco Darretta del panificio Rocco di Pra, la Longoni, Longoni Chius e la Camui Brand. E soprattutto mia moglie, che ha rinunciato alle ferie per mandarmi a fare gli europei. Una grande soddisfazione anche per l'1-4-7 che ancora una volta si conferma fucina di talenti, possiamo dire Sì, così. 147 Biliard Academy, del quale io sono il presidente, Andrea Grosso è il mio socio, sì, tutti contenti, tra l'altro siamo anche campioni nazionali a squadre, vinto da poco a luglio. Sì, abbiamo tantissimi ragazzini che stanno crescendo da matti, uno dei quali mio figlio, 13 anni, che è veramente un talento. E speriamo, comunque sì, stanno crescendo molto bene.